Zombie Apocalypse. Allora, rieccomi con un altro video in collaborazione di nuovo con Ivano Quartuccio Ruggero. E nulla, questo è un video decluttering dei miei trucchi. Non so ancora cosa andrò a far vedere, ma almeno provo a fare questo video. Ancora non so come impostare la fotocamera, ma questi sono dettagli. Scusate l'interruzione. Allora, praticamente, adesso farò vedere alcuni miei trucchi. Non ho ancora idea di come mettere e impostare la fotocamera del telefonino, perché sto registrando col telefonino e quindi dovrò per forza trovare una sistemazione, non lo so, casomai lo terrò in mano il telefono, che la vedo una cosa impossibile. Vabbè, niente, adesso vi giro la telecamera e vi faccio vedere i miei trucchi, a dopo. Allora ragazzi, come qui, dunque, questa è la mia postazione dove di solito mi mettevo, perché vi ho detto che ho una televisione qui per guardare i video, sì, i video, ciao, vabbè, anche quelli, la TV in generale, e niente, adesso vabbè, è spenta. Comunque, questo, vi dicevo, è un video decluttering con, che sappiamo noi, Ivana Quartuccio Ruggero, dunque. Questi sono tutti i miei trucchi, questo per giunta l'altro giorno mi è caduto, anzi no, stamani mi è caduto per terra, se non erro, non mi ricordo comunque, vabbè. Allora, questo è un correttore che mi ci sono trovata davvero molto bene, ma lo decluttero perché ormai, anche se ce n'è ancora, ormai purtroppo mi sa che è bello che è scaduto, perché ovviamente quando una persona apre un prodotto, ovvio che scade e quindi parte il pau. Allora, ce n'era 12 mesi di pausa, se non erro, sì. E questo era della Rimmel. Aspettate un secondo. Sì, mi sa che era proprio della Rimmel. Non mi ricordo neanche. Sì, Rimmel. Vedete? Si allontana il video. Ok, Rimmel. Poi decluttero anche questo, che non ce n'è più ormai. Quindi ciao proprio. Mi è piaciuto molto come mascara. Allunga molto le ciglia, le fa, vabbè che le mie ciglia sono belle lunghe di suo, sono folte e mi piacciono davvero tanto questo mascara, perché mi fa un effetto, uno sguardo effetto proprio fresco, come per la sveglia diciamo, e mi piace davvero tanto, quindi è stra buono direi. Poi vabbè, lo scovolino che vi dico a fare è bello cicciotto, non molto ma non appena. E nulla, Jet Big Lashes Volume Curl, molto buono, sì. Poi come correttore che vi dico fa è questo qui della Debbie, sì, Debbie, lo trovo fuori dalla camera perché stavo guardando di che marchio era, di che brand era. Debbie Concealer Solution, e questo è appunto un correttore che mi copriva non tanto granché bene le occhiaie, perché ahimè purtroppo non so se l'ho preso, sì, a sapore profumi, sì, qui in Sardegna non c'è né Etiquette né Primark, mi sa tanto, ma mi pare che ci sia, sì, appunto, sapore profumi, l'ho preso a sapore profumi e mi ci sono trovata davvero bene, ma però non bene, no, no, non proprio bene, perché le occhiaie le coprivo fino a un certo punto, perché poi le occhiaie si rivedevano, quindi no, è stata una fesseria questo correttore, non mi ha fatto impazzire, diciamoci la verità, quindi shoo, via, lo butto, lo declattero. Ah, questo è uno specchietto, non si butta perché mi piace troppo. Poi vabbè, questo graffio che vedete ve l'ho fatto io, non so come, ma vabbè, dettagli. Questo invece lo tengo perché mi piace, ed è un blush burro blush, si può, sì, di Kiko, questo è. Si può sia usare come balsamo, lip balsamo, che come blush, e quindi questo lo tengo. Questo è un glow touch, appunto, vedete, non so se si vede, sì, glow touch, poi da parte, e oppure lo rimetto dentro. Questo, non so, questo qua non so, questo questo non so perché ce l'ho ancora dentro, ma vabbè, è uno smalto che non voglio declatterare, deve andare a finire qua, vedete, qui sopra, e niente, ops, ho fatto cadere qualcosa, vabbè, sempre io sono. Allora, qui c'è questo che devo tenere, questo è un fondotinta che non ho ancora utilizzato, ma credo che non lo utilizzerò mai, perché secondo me
una cosa presa su internet così a scatola chiusa, anche se mi sento omaggiato in un giveaway di una mia cara amica, che tra l'altro ogni tanto ti guardo di papa, non so perché, ma vabbè, perché guardo altri canali, ma no comment, sono sempre la solita. E quindi si chiama Dermacosa, sì, perché sia una BB cream, una CC cream, non saprei. No, non ho fatto partire il pavo di questa perché non è che non mi fido, ma io ho diverse esigenze inerente sia alle BB cream che alle non CC cream, come dia si voglia, perché non mi fido. Preferisco comprarle da me le cose, anche se a volte le vinco. Se le vinco, questa appunto la passerò a un'altra persona, sempre che la vuole, perché non lo so. Non l'ho né aperta né aperta, ragazzi. L'ho sempre qua. E nulla. Poi, specchietto a parte. Questo era uno specchietto preso dall'estetista. Questo è un bagnoschiuma che ho terminato. Non so cosa c'entra qui. Comunque, fondotinta della Rimmel o Maybelline. Cos'è? No, Maybelline, fondotinta molto buono. Ma anche questo ce l'avevo nelle scorte. Che poi, ovviamente. Non è che non ce n'è più, ce n'è, ma non lo uso più perché mi ho trovato di meglio. Sempre Maybelline o altro, però ho preferito usare altri fondotinta che adesso non so qua farvi vedere. Anzi, no, vi faccio vedere. Aspettate un secondo, se non mi casca tutto. Vi dicevo, adesso sto per utilizzare tra poco questo campioncino della, tra poco, quando mi va di truccarmi, fondotinta della Clarins, questo qua che è molto buono. Ne ho sentito parlare sempre bene sul web, ovvero su YouTube, e quindi mi piace davvero tanto come performa la pelle, come la illumina e la. Non dico che la opacizza, sì, più che altro che la illumina e la fa diventare un effetto bello rimpolpato, bello, bello da faccia sveglia, come si dire, da faccia bella fresca appena sveglia, come si può dire. Scusate se mi viene a dire così, ma non so altro cosa dire, quindi mi viene a dire questo termine, come appena uno che ha lavato la faccia e si è ripristinata, tutto lì. E niente, continuiamo mentre con la matita. Questa matita qui l'ho presa da AliExpress, ma non mi sembra che ormai lo posso più utilizzare perché non so se è ancora buono o meno. Quindi o l'accestino o non lo so, la uso così tanto per fare il swatch, per vedere che cose, ma non ne vale la pena perché non voglio guastare né le mani e né tantomeno le labbra, perché non so se era, veramente non ricordo se era matita occhio o labbra. Aspettate un secondo. Sì, era una matita labbra a quanto pare. No, 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 la declattero, cioè la butto e ciao proprio. Idem, un altro correttore Rimmel, sempre la stessa identica cosa. Non la voglio più usare perché tanto, anche se ce n'è un altro po', ribadisco la stessa identica cosa. Ho trovato quella della Infallible L'Oreal Cashmere 327, quindi lo uso sia come fondotinta che come correttore, quindi top. Ma questo mi è piaciuto, ma non so se lo ricomprerò ancora, boh, non lo so. Lo comprerò, boh. Comunque ci siamo capiti. Crema mani è regalata da una mia parente, ossia mia cugina. Mi è piaciuta tanto. Ce l'ho ancora, c'è un ultimo rimasuglio, sembra ancora che sia piena. Forse è piena, non saprei. Aspettate un attimo. Sì, devo ancora averla piena, un po' zozzina, la confezione, vedo il pack, ma va bene così, dai. E niente, ragazze. Poi, correttore, come correttore, questo qui della. Cosa sei tu? Maybelline New York, sì. Questa della Maybelline New York mi è piaciuta molto. Mi sono trovata bene. Ha una buona texture ed è davvero molto buono. Copre bene le occhiaie e fa il suo bel lavoretto, sì. E niente, questo lo declattero, ma non so se lo ricomprerò ancora perché. Perché sì, ragazze, perché preferisco ancora utilizzare, finire di riutilizzare quello che ho in scorta, cioè in scorta. Adesso parlo di scorta a tutto andare. Correttore della L'Oreal Infallible, questo, vabbè, questo lo declattero, qua non c'entra niente. Continuiamo
Continuiamo qui. Qui c'è un burro cacao della... No, questo qui era di quando andavo a scuola io ed è un lucidolabbra. Lucidolabbra della... Non so che marca manco sia. Vabbè, un ricordo che ho affettuoso di quando andavo a scuola che non voglio più buttare, ma mi sa che l'ho butto perché ciao, non è proprio. Di quando andavo alle superiori, questo qui è, vedete? Ciao. Burro cacao, vi dicevo, della Kiko. Ma mi sa che anche questo è da buttare, quindi ciao proprio. Non ve li apro perché tanto non ne vale la pena, ragazzi. Mi sento tutta la mela appiccicosa, chissà per quale motivo. Fondotinta o cos'è? No, questo è? No, ho sbagliato. Questo è una protezione solare 50. Rossettino che tanto oramai non uso più e vabbè. L'ho aperto ma poi non l'ho più usato. Altro rossetto preso così a scatola chiusa in un negozio che poi non è scatola chiusa, ma non sapevo manco di che marca fosse, quindi ah, dai cinesi l'ho preso. Siamo sicuri? Mi sa di sì. Ciao. No, sto parlando tra me e me, ma so che comunque dall'altra parte di questo video ci sarà un sacco di gente ascoltarmi, più o meno quella che c'è. Comunque, anche per colpa che mi seguono, io il video lo faccio lo stesso. Mascara di Nabla. Questo mi era stato regalato da una mia cara amica, sempre qua, conosciuta prima su Facebook, poi abbiamo fatto un sacco di video insieme su YouTube. E wow, top! Mi è piaciuto davvero tanto sto mascara. Vabbè, ribadisco che ho le ciglia delle folte naturali di mio, però questo mascara era la... non so come si può descrivere. Era un fiore al bacio, bellissimo, troppo bello sto mascara, mi è piaciuto tanto. Non avevo bisogno di troppi né se né ma di questo mascara, nel senso che sì, ragazzi, era bello e basta. Piaceva tanto, lo mettevo anche senza truccarmi troppo. Mascara, blush, rossetto, lucidolabbra, quel che è, e uscivo di casa. E esco di casa tuttora quando metto mascara senza mettere null'altro. Poi, altro vi è, burro cacao della Ben Huc Thermal. E niente, mi piace, ma non ne compro altri perché, ragazze, ne ho fino all'osso del collo di comprare sempre burro cacao che poi non uso mai, quindi ciao, ne uso quelli che uso. Adesso ne ho uno della Lavello che ancora non ho in utilizzo, ce l'ho, dico, davvero in scorta, ma non lo utilizzo finché non termino quello della Bio Provenzali. E niente, terminata anche questo perché non ce n'è davvero più. Qui c'è qualche campioncino, come potete ben vedere. Campioncino della Avon, come lo chiama Antonella 12, come si chiama lei, non lo so, comunque ci siamo capiti. Antonella, consigli Antonella. Io ho detto 12, non so per quale motivo, ma sul suo canale parla dei consigli molto buoni, mi piace tanto. Quindi ciao Antonella se hai visto il video. E niente, e basta, non c'è altro nulla. Io resto adesso qua, aspettate un secondo che alcune cose qua le devo buttare, ma qualcosa qua la voglio tenere. Cosa tengo? Ah sì, questo specchio, il mio temperino e tutto il resto ce lo butto. Ah, che altro specchio devo tenere, ovviamente. E niente, adesso ci vediamo al prossimo video. Io saluto con tutto l'amore che voglio a Ivana Quartuccio Ruggero. Vi giro la telecamera e ci vediamo per i saluti finali. Dai. E niente ragazzi, questo era tutto, spero che vi sia piaciuto questo video, saluto, ciao Ivana, grazie per questa collaborazione, mettete un like sia da me che da Ivana Quartuccio Ruggero, un bacio, commentate qua sotto e iscrivetevi si va per attivare anche la campanella per non perdere i prossimi video, aggiornamento, ciao, un bacio, a presto, ciao Ivana, ciao a tutti, ciao. Zombie apocalypse.